visto, papà? Sta viaggiando a tempi record. Lo so, Piero. È un grande pilota, È una grande macchina. Quando gli date i tempi, aggiungete un secondo a ogni giro. Ma gli devi far sapere quanto è andato veloce. Sono qui. Oggi è una giornata storta. Lo sapevi che non me ne sarei dimenticato. In fabbrica va tutto bene. La nuova macchina fa buoni tempi. Forse manca ancora un po' di aderenza, ma già va forte, molto, molto forte. Sono io, sto perdendo colpi. Sai che ogni mattina quando mi sveglio ho l'impressione che potrebbe anche essere l'ultimo. Penso che molto presto saremo di nuovo insieme. Buongiorno, Ariello. Salve. Sono qui per l'intervista. Scusi il ritardo. Oh, non si preoccupi, signor Ferrari. Grazie per avermi ricevuto. Di solito non parlo con i giornalisti. Non scrivono altro che bugie su di me. Allora sono onorato che nel mio caso lei abbia fatto un'eccezione. Se vuole parlare con me, niente fotografie e niente registratori. D'accordo. Spesso mi sono chiesto che cosa può sognare un uomo come lei. Mi dispiace deluderla, ma sono anni ormai che io non sogno più. Però lei da giovane un sogno l'ha avuto, non è vero? Costruire l'automobile più veloce, più bella e più desiderata del mondo intero. Mi dica, signor Ferrari, come ha fatto quel sogno a trasformarsi in realtà e poi quella realtà a diventare leggenda? Avevo solo 10 anni, ma me lo ricordo come fosse ieri. Thank you.
Chi ti ha dato il permesso di venire? Quando ti dico di fare una cosa, mi devi obbedire. Però hai portato Alfredo. Silenzio. Non discutere. Guai a te. E adesso stammi vicino. Eccoli, stanno arrivando. Una macchina tutta mia. E quella la chiami macchina? Quello per me è un pezzo di legno marcio. Va bene, allora ti sfido, vediamo chi vince. Ci sto, ma quando avrai perso non voglio sentirti frignare. D'accordo. Aiutatemi. Due, tre.
Di chi è stata la colpa, eh? È stata tua, vero? No, io non ho fatto niente. È caduto perché non è capace di guidare. Ma io non ho fatto niente! Li hai rubati, hm? Li hai presi senza neanche chiedermeli. Ma perché è sempre colpa mia? Perché non ti va mai bene quello che faccio? Perché vuoi bene sempre a lui e a me mai? Enzo! Ma cosa hai? Che ti fa male? Fammi vedere. Adesso ti passa. Stai tranquillo. Ti sbottone col letto. Lascia! Sì, sì. Ricordati, Enzo. Non piangere. Ascolta tua madre. Fai sempre i tuoi compiti. Non fare troppo il matto. Un uomo deve costruire qualcosa nella vita. Altrimenti, che razza d'uomo è? Che razza d'uomo? Sta tranquillo, papà. Studierò. Diventerò importante. Te lo prometto. Però adesso devi guarire, papà. Ti prego. L'hai detto tu stesso. Nessuno può farcela da solo. Ti ricordi quel giorno quando mi hai portato all'operetta e c'era quell'uomo che stava per morire? Poi ha rialzato la testa e si è sentito subito meglio. Anche tu devi alzare la testa. Ti prego. Ecco, così. Così puoi respirare meglio. Papà. 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 È passato tanto tempo. Deve essere dura per un bambino non piangere davanti al letto di morte di suo padre. Se un uomo non esprime emozioni, non significa che non ne ha. Perché non mi racconta di suo fratello e della discussione che aveste per la macchina di vostro padre? Lei come diavolo lo sa? Può darsi che l'abbia letto in una delle sue biografie. C'era la guerra. La grande guerra. Le macchine venivano requisite e inviate al fronte. Enzo, cosa stai facendo? Un'automobile da corsa. Così non potranno farci niente al fronte. Avresti dovuto chiedere almeno permesso alla mamma e a me! D'accordo. Adesso la rimetti a posto. Esattamente come era prima. Capito? Altrimenti ti spacco la testa. Ti giuro che lo faccio. Siamo intesi? Va bene. Dio ti benedica.
Perché non hai salutato tuo fratello? Non mi piacciono gli addii. Sei ancora arrabbiato per l'automobile, vero? Prima papà, ora te. Qualsiasi cosa fa lui va bene. Ma perché non lo vuoi capire? Tuo fratello era preoccupato che lo mandassero al fronte. Così perlomeno rimarrà lontano dal pericolo. Quella macchina potrà salvare delle vite. La useranno come ambulanza. E chi salverà la mia? Che cosa vuoi dire? È inutile che mi fissi in quel modo. Io in guerra non ci vado, è chiaro? Non mi importa un accidente di nessuno. Mi dispiace, amico mio, ma in questo buco infernale non ci perdo nemmeno un giorno di più. Stammi bene, piccolo. Mamma, che ci fai qui? Tuo fratello è qui. Sta morendo. Vuole vederti. No, mamma, non ce la faccio. Certo che ce la fai, perché se non ti alzi, giuro che ti rompo anche l'altro braccio. Alfredo. Più veloce. Andare più veloce. Stai tranquillo, Alfredo. Calmati. Ci sono qui io. Scappiamo via insieme. Il nostro carrettino. Dov'è il nostro carrettino? Avevi ragione. Te eri più veloce di me. Io gliel'ho detto. Sono caduto da solo, papà. Enzo, non c'entra niente. Basta adesso, Alfredo. Stai tranquillo. Ora devi guarire. E appena ti sei rimesso ti do la rivincita. No, adesso. Dobbiamo farlo adesso. L'unico modo per mettermi in salvo a correre più veloce. Ti prego. E noi saremo più veloci. Molto più veloci. Più veloci. Andiamo. Vieni tu. Si parte. Siamo veloci. Più veloci. Più veloci. Sempre più veloci. Più veloci. Più veloci. Hai visto?
Siamo stati più veloci. Abbiamo vinto. Non c'è niente da avere paura. Sei salvo adesso. Mamma! Mamma, apri la porta! Apri la porta, sono io! Mamma! Non ti apro finché non trovi un lavoro e non metti la testa a posto! Ma io ce l'ho un lavoro! Oggi ho vinto la mia prima gara! Quasi. Parlo di un lavoro vero! Lo troverò! Ma adesso, per favore, apri la porta! Mi troverò un lavoro! Mamma!
Buongiorno. Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Si immagini. Ho riflettuto sulla sua domanda d'assunzione, ma purtroppo per ora non ci sono posti vacanti alla Fiat. Anzi, in realtà, ultimamente abbiamo dovuto licenziare centinaia di operai. In questo caso avete bisogno di me più di quanto credessi, no? Lei è un giovanotto sicuro di sé, vero? Ma noi siamo una piccola azienda, figliuolo. Lasci che le dia un consiglio. Perché non prova a cercare da qualche altra parte? Andiamo, mi metta alla prova. Mi dia un'opportunità. Come fate un affare? Lei non lo sa ancora, ma io sono un grande pilota. Ne sono più che certo. Ma c'è un altro piccolo particolare. Noi non abbiamo una squadra corse. Appunto, vede? Me la metto su io. Temo che sia del tutto inutile continuare questa conversazione. Lieto di averla conosciuta. Mi scusi, come ha detto che si chiama? Ferrari. Enzo Ferrari. Se lo ricordi questo nome? Senz'altro. Qualsiasi cosa al mondo. Quella notte giurai a me stesso che non avrei mai più passato una notte al gelo. E così la mattina dopo tornò a casa? No, rimasi a Torino. C'avevo un amico. Un grande amico. Beppe Sicci. Ci vedevamo sempre in un bar di Porta Nuova. Parlavamo di automobili. E di donne, immagino. Come si fa a non parlare di donne? Senza le donne, i motori non partono neanche. Se non sbaglio, fu proprio in quel bar che lei incontrò Laura. Proprio così. Fu lì che la incontrai. Buongiorno. Buongiorno, signore. Fa freddo, eh? È vero. Enzo! Ciao. Grazie. Buondì. Oh, tanto cielo che ho combinato! Oh, mi scusi tanto, signore, non l'avevo proprio vista. Oh, sono così mortificata. Aspetti, lasci. Ecco, tenga. Provi ad asciugarsi con questo. Grazie. Sono veramente desolata, sono stata proprio una sciocca. Si è ascoltato? No, è solo che non mi è mai piaciuta la cioccolata calda. L'ho sporcata tutta. Come posso farmi perdonare? Sono sicuro che un modo lo troviamo. Oh, e quale sarebbe esattamente? Una buona azione. Uscire con un invalido. Permette che mi presenti. Mi chiamo Enzo. Enzo Ferrari. Lo dice come se fosse famoso. Lo sarò presto. Molto bene. Signor Ferrari. Mi scusi. Potrebbe dirmi il suo nome? Mi chiamo Laura. Laura Garello. Laura? Bello. Laura e Enzo. È una squadra fortissima. Laura.
posso avere il suo indirizzo? Ci devo pensare. Eh? Ci devo pensare. È giusto, grazie. Guarda, automobili erano la tua passione. Adesso non più. Voltati, voltati. 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 Era la donna più bella che avessi mai visto in vita mia. Bellissimo vestito viola. Rosso e viola. Lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per averla. Qualsiasi cosa. Buonasera. Buonasera, potrei parlare con il signor Garello? Prego. Buonasera, questo signore è per lei. Grazie. Si immagini. Chi è lei? Enzo Ferrari. Ah, sì, Laura mi ha parlato di lei. Che cosa vuole? Vorrei frequentare vostra figlia. Sono qui per chiedervi il permesso. Nostra figlia ha già un pretendente. Un buon partito. Ah, perché non la sa decidere Laura? Papà, ma che male c'è se ci frequentiamo? Tu sta zitta. Quando vorrò la tua opinione te la chiederò. Devo pregarla di non insistere. Non ho cresciuto mia figlia per farmela portare via da uno come lei. Senza mezzi e senza prospettive. Senza prospettive, dice lei, signore. E cosa gliene pare di queste prospettive? Io non ho mai perso una sfida, signore. Cosa che spero terrà bene a mente. Perché molto presto diventerò un uomo ricco e famoso. E che le piaccia o no, la prossima volta che il sottoscritto uscirà da qui, porterà Laura con sé. Hai visto? Ce l'ho fatta. Ormai l'ho conquistato. È pazzo di me. Macinino. Beh, un macinino che adesso si sta surriscaldando. Non mi rompere i maroni, Peppe. Se no comincio a vincere delle gare. Non potrò mai sposare Laura. Fermati, Enzo, si è rotto il manicotto. Mi hai sentito? Ho detto fermati.
Rischiamo di fondere così. Non è mica acqua. Beh, Enzo, è una cosa veramente disgustosa. Caro Beppe, sarà meglio che ti abiti a pissarti nelle braghe anche tu. Perché tanto io quest'auto non la fermo fino alla linea del traguardo. Davvero, davvero, da incivile. Attento, Enzo. Fermati. Fermati! Visto, l'ho visto. Vieni a darmi una mano. Non scendo mica dall'auto. Eh? Perché? Ascolta. Hai sentito? Guarda là. Qual è il problema? Sono soltanto lupi. Sì, ma a me mi sembrano affamati. Aspetta un po'. Cosa fai? A sparargli. Vieni, scendi adesso. Anche gli alberi ci si mettono contro. Quando tagliamo il traguardo, erano andati tutti a casa. Ma la corsa successiva fu l'inizio di una lunga serie di vittorie. E vincere aveva i suoi vantaggi. Oh. Enzo. Ah, questa è la nostra camera da letto. Oh. Ah. Allora, signora Ferrari, che gliene pare? Oh, signor Ferrari, questa casa è meravigliosa. Ma non le pare che manchi qualcosa? No. No? No. La sposai dopo una settimana. Mia madre diceva che quando si trattava di combinare disastri non c'era nessuno più veloce di me. E così, ora è un pilota. Gareggia con l'Alfa, un team imbattibile. Ascari, Campari, Wagner. E lei. E lei vince. Primo al Mugello, primo all'Osta San Bernardo, poi finalmente il trofeo Baratti. Vuoi giocare tu? Ti accontento! Mio figlio Francesco lo teneva sulla carlinga del suo aeroplano. Lo mette sulla sua automobile. Vedrà che le porterà fortuna. Signora, io non lo merito. Suo figlio era un vero eroe. Anche lei lo è. A suo modo. La prego. Lo accetti.
quando gli dai gas, perde colpi. Signor Ferrari. Dai, ragazzino, gira a largo. Mi hanno detto di darle questa. È urgente. L'hai sentito anche tu, no? Sì, sì. Perde colpi. Dove stai andando? Domani abbiamo la gara. Enzo! Boia d'un mondo! Lo sai cos'è questa? Questa è una lettera anonima. Qui c'è scritto che ti sei fatta un amante. So perfettamente cosa dice. L'ho scritta io. Tu? Non sei pazza? Ma perché hai fatto una cosa del genere? Per ricordarti che esisto. Per ricordarmi che cosa? Io credo che tu abbia dimenticato cosa sia l'amore. Cosa sia il matrimonio. Cosa significhi per due persone costruire una vita. Una casa. E dei sogni. A volte mi sento come una vedova. E non me lo merito, Enzo. E te mi hai fatto venire via dalla pista per questo? Dove vai? Ho una corsa io domani. Le corse sono la mia vita. E io non ci rinuncerò mai. Non ti azzardare! Non ti azzardare, lasciarmi così! Calmati. Calmati adesso, basta, calmati. Quel matto lì ha già doppiato tutti. Hai tazza nuvolare? L'asso della motocicletta. Sì, proprio lui. Lui sbanda, ma non alza mai il piede dell'acceleratore. E così in curva, invece di rallentare, aumenta la velocità. Sì. Ne fa proprio di tutti i colori. Enzo Ferrari. Nuvolari, come sta? Piacere di averti conosciuto. Prima. Prima di cosa? Prima che te ti vai ad ammazzare. Se continui a guidare così. Hai giorni contati. Beh, amico mio, questo però vale per tutti noi.
Ma vediamo chi arriva prima. Chi arriva prima al cimitero, vuoi dire? Mi sa che te ci arrivi prima di me. Beh, se anche fosse così, aspetta 3 giorni per il funerale. Non si sa mai, potrei non presentarmi. Vedremo. Vedremo. Posso chiederti cosa pensi di fare? Voglio guidare come nuvolari. Cos'è, ti vuoi ammazzare? Guarda che non scherzo. Vedremo. Enzo, accendi il motore. Significa? Ho diritto alla mia felicità, Enzo. E vado a cercarmela. Sto sprecando la mia vita qui. Te non vai da nessuna parte. Lasciami andare. Ho detto lasciami, mi fai male! Sei pazzo. Io lo so cosa ti è successo.
Tu hai paura. Te lo leggo negli occhi, Enzo. Smetti di correre. Fermati o un giorno finirai per ammazzarti. Te l'ho già detto una volta, se non smetti io ti lascio. Ti lascio, me ne vado per sempre. Quella fu l'ultima volta. Poi mantenni la mia promessa a Laura. Smisi di correre. E per sempre. Ma vinsi comunque la gara più difficile di tutte. La battaglia contro la paura. Ma se veramente vinse quella battaglia, perché non continuò? Per me, andare oltre il limite era un'eccezione alla regola. Ma per uno come Nuvolari, capisce? Era la regola. Non c'era niente da fare. Lui era il numero uno e io il numero due. Allora per lei quella fu la fine di un sogno? No, era solo l'inizio. Il sogno è diventato più grande, molto più grande. Costruire una macchina unica che non rallentasse in curva, che volasse. Senza mai staccarsi da terra. Scuderia Ferrari. Suona bene però, vero? Per suonare suona bene. Ma il suono non fa una squadra, Enzo. Ma noi siamo la squadra. Te e io. Vedi qualche meccanico qua in giro? Sei te il capomeccanico. Metti su la squadra migliore che puoi. Ma bisogna organizzare un ufficio, serve. Come minimo serve un'officina, un banco prova. Dove le rimediamo i quattrini? Non ti devi preoccupare dei soldi. I soldi arriveranno. Te vedrai che presto tutti i giornali parleranno di noi. Vedrai te. Speriamo non sulla cronaca nera. Sai che ti dico? Te sei suonato e io sono un pazzo a venirti dietro. Insomma, cosa ti serve per la scuderia? Un progettista? Sì. Ce l'hai? Ce l'ho. Uno stabilimento? Sì. Ce l'hai? Vedi, ce l'ho. Una banca che ci finanzi? Visto che ci siamo. Ce l'hai? E dove ce li ho, capo? Qui. È tutto nella mia testa. Enzo. Eh?
È la mia macchina. Ah, sì. Ce l'hai, ce l'hai! Ce l'ho, ce l'ho. Grazie. Sono veramente molto belli. È un piacere, signora. Sono 2 settimane che tento di parlare con suo marito. 2 settimane? E cosa desidera da lui, se posso chiederlo? Voglio strapparlo alla Fiat e portarlo via con me. Lui non lascerà mai Torino. Mi ci faccia parlare. Mi avevano detto che lei era bravo. Ma si sbagliavano. Lei è un genio. Ma alla Fiat il suo talento è sprecato. Fanno solo auto in serie. Nessuna innovazione. Queste sono grandi idee. Peccato che non verranno mai realizzate. Io le offro l'opportunità di vedere i suoi sogni diventare realtà. Di costruire motori diversi da tutti quelli fatti finora. Di fabbricare nuovi tipi di ammortizzatori, di freni. Un telaio completamente nuovo. Nuovo! E su quale modello dovrei lavorare? La P3. Ho intenzione di rilevare la squadra corse dell'Alfa Romeo. Non gliela daranno mai. Perché no? Ad ogni modo, devo ammettere che lei si presenta molto bene. Ma mi dispiace, io non prendo un impegno basandomi sulla fiducia. Venga con me a Milano, Vittorio. Francamente, non sono sicuro. Cara? Per l'amor del cielo, Vittorio, ha perfettamente ragione. La Fiat non è il posto giusto per un uomo del tuo talento. Cogli l'occasione per una volta. E poi, in fondo, sarebbe bello cambiare città. Non è così, caro? Sì, credo che tu abbia ragione. Perché no? Certo. Una bellissima idea. L'Alfa è davvero una grande azienda. Ma voi dovreste pensare solo a vendere automobili, non preoccuparvi di gestire un piccolo reparto di auto da corsa. Io avrei intenzione di rilevare tutta la vostra sezione sportiva. Auto, pezzi di ricambio, motori, pneumatici, tutto quanto. E lei ha le risorse per sostenere questo genere di investimento? Francamente, signore, non c'ho una lira. Però ho un progetto. Rendere le vostre auto le più veloci del mondo. Queste sono solo parole, signore, e anche vaghe, per giunta. Non c'è una base che sostenga la sua offerta. Non possiamo prendere in considerazione una proposta del genere. Aspettate un momentino, per favore. Li ho conquistati. Non potrebbero essere più entusiasti. Sì, va bene, ma... Non si preoccupi. Fra poco firmiamo il contratto. È fatta. Aspettami. Signori, prego. Queste non sono solo parole, ma fatti.
È il mio unico impegno, il mio scopo più grande, la missione della mia vita. Purtroppo ci vogliono delle strutture che lei non ha. Ma io ce l'ho. Io vi invito a Modena. Venite pure a visitare la mia fabbrica. Perché non ci parla del suo staff? Forse non ci crederete, ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile. Il migliore è Vittorio Iano ed è legato alla Fiat. Lo sappiamo bene. Gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, ma le ha sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso un sogno. Forse non l'avete ancora capito, signori. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Ho capito se è davvero dei numeri. Guarda, certo non è uno senza idee. Qui c'è da fare per anni. Fammi vedere. Ma come si fa a mettere in mano la squadra? Ma comunque c'è un investimento piuttosto consistente. Signori, vi presento Vittorio Iano. Buongiorno. Buongiorno. Spingerò le vostre auto al massimo. Le preparerò, le modificherò. E quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari. Grazie infinito. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Di guidare. Mi è sboccata davanti all'improvviso. Non dovrebbe correre così. Ma non stavo mica correndo tanto. Andiamo, bambini, su. E comunque lei farebbe bene a guardare con più attenzione le sue bambine. Ma perché non se ne va adesso? Non vede che spavento ci ha fatto prendere? Andiamo, andiamo. Coraggio. Molto bene. State indietro, per favore. Voi fotografi, da questa parte, che c'è una migliore angolazione. Ci siamo, signori. Tenete pronti i flash. Oggi è una giornata da libri di storia. Preparatevi per qualcosa di speciale. Signore e signori, vi presento... la nuova P3! Vedete la differenza dalla P2? Ma d'ora in poi queste auto saranno conosciute come le Alfa della scuderia Ferrari! Ah, e questo? Questo che vedete sarà il nostro marchio, il cavallino rampante! Sì, ma signor Ferrari, chi le guiderà? Ma non si preoccupi! Abbiamo con noi... Campari!
Grazie. Ma non è l'unica stella che abbiamo ingaggiato. Abbiamo anche Varzi, Chiron. Ma dov'è quel figlio di puttana? Non so. Abbiate pazienza. Un momento. Signore e signori, eccolo qui, Tazio Nuvolari! Amico mio, amico mio! Come va, campione? Coraggio, salta su! Mascalzone, ma che diavolo hai in mente? Io voglio vincere. Non è che per caso mi vorresti ingaggiare, che so, per tutta una stagione? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto. Andiamo! Buonasera. Sono qui per chiederle scusa. E anche per chiederle di uscire con me. Lei sta correndo un po' troppo, come al solito. Allora è un sì o un no? Questo dipende da dove vuole portarmi. Ah. Scelga lei. Mi dia solo un momento per prepararmi. Tutto il tempo che vuole. Eccoci qua. Queste sono le mie sorelle. Senza di loro non vado da nessuna parte. Avevamo già un altro impegno, ma se vuole può accompagnarci lei. Elda. Elda. Flora. Flora. Molto piacere, sono Olga. Oh, Olga. Fortunatissimo. Thank you.
uomo davvero interessante. Ma non è un po' troppo vecchio per te? Papà aveva 20 anni più della mamma. Ma che lavoro fa? So che prima correva in automobile. Adesso ha una sua scuderia. Automobili, scuderie. Ma che razza di lavoro è? Non ne ho idea. Io so soltanto che mi piace. Stonata, ma potremmo cantare anche alla scala. Sai che lancio di verdure. La mia scarpa. Ma che bella serata. Sì, bellissima. Grazie Enzo. Ci siamo divertite tanto. Grazie ancora. Buonanotte. A presto. Buonanotte. 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 Hilda, arrivo subito. Va bene, ti aspettiamo di sopra. Perdonami. Ti prometto che la prossima volta che usciamo saremo soli. Oh, è stata una magnifica serata. Flora mi è salita sui piedi soltanto 200 volte. E comunque, sono io che dovrei farmi perdonare. Perché? Perché devo farti una confessione. Ma non so da dove cominciare. Coraggio. Sono sposato. Si è fatto tardi, devo proprio rientrare. Grazie di avermi invitata. Ciao. La cena in cucina. Enzo, mangia qualcosa, ti sentirai meglio. Oggi com'è andata? Enzo, che succede? È questo il modo di trattare tua moglie? Torni tardi e non mi dici nemmeno una parola. Non ho niente da dire. Non hai niente da dirmi? E allora cosa ci sto a fare qui? Solo per aspettarti tutto il giorno finché tu non torni a casa? Me ne
vado a letto, sono stanco. Porta dei fiori ogni giorno da più di un mese ormai. La tenacia non gli manca. Avevi promesso che saremmo usciti, guardati. Esci per conto tuo. Io non me la sento. Penso, io non ce la faccio più. Cos'è, una minaccia? Enzo, ti prego. Io rivoglio mio marito. Sei felice, Laura. Mi dispiace, ma non ci posso fare niente. No, non ci siamo. Dobbiamo ricominciare da capo. Va bene. Allora spegniamolo. No, lascialo girare! Dobbiamo essere pronti fra 4 giorni. Non si può andare avanti così. Ma guardati. Non si sa più come prenderti. Si può sapere cos'hai? Non sono affari tuoi. Eh certo che no. Avanti, rimettiamoci al lavoro, va. Forza, dobbiamo aggiustare la doppia copia qua. Dammi quella chiave. Enzo, cos'hai? Fede, va tutto bene. Su, lasciategli spazio. Va meglio? È passato. Avanti, portiamolo fuori. No. Fatemi andare a casa. Vengo con te, eh? No, sto bene, ce la faccio. Sto bene. Sei sicuro? Sì. Voi concentratevi sul motore.
Mi scusi tanto, signora. Cosa c'è? Oh mio Dio! Cos'è successo? Dovevo vederti. Alle 4 di mattina. Ti devo dire una cosa importante. Mi sono sentito male. E ho pensato che sarei morto. Vieni, entra. Datemi una mano. Su. Siediti. Penso sia il caso di andare ora. Forza. Ma dobbiamo proprio tornare su. Lasciamoli soli, andiamo. Vite. È così carino. Devo andarmene. Mi ha già dato abbastanza fastidi. Non vuoi che chiami un dottore o... No, no, ti prego. Basterà che il dottore si lasci scappare una parola. Da domani tutta Modena non parlerà d'altro. Non te lo meriti questo. Che mi importa di quello che dice la gente? Lasciali parlare. Enzo, io credo che potremmo... Devi accontentarti di questo. Per adesso io non posso darti di più. Ma è già molto importante per me, Lina. Credimi, molto importante. Beh, è tutto così romantico. Mi è piaciuto soprattutto come ha trasformato la sua storia con Lina in una bella favoletta. Forse perché è così che mi piace ricordarmela. E poi lei stava cercando una storia interessante, giusto? Oh, come no? Vediamo un po' quante sciocchezze ha già scritto. Beh, se proprio vuole saperlo, non ho scritto una parola. Mi vuole prendere in giro? Non mi serve scrivere, ho un'ottima memoria. È molto tardi, sono stanco. Sì, certo. Ma vorrei farle un'ultima domanda prima di andarmene. Quale sarebbe? Laura, sua moglie, che ruolo si ritagliò in questa sua favoletta? Thank you.
Un ultimo disperato tentativo. E lei si rese conto delle conseguenze di quella notte d'amore. Cosa vuole insinuare? Che in una sola ora sua moglie è riuscita a legarla a sé per sempre. È vero. Ma Laura mi ha dato anche la cosa più preziosa del mondo. Dino. Dino. Spero che questo argomento non la metta a disagio. Perché? Non c'è una ragione. Sono sicuro che lei è stato un ottimo padre. Allora, come le diede la notizia? Cos'hai? Signori uomini, brindisi alle donne. Perché no? Come potremmo sopravvivere senza le donne? Riempiono la nostra breve esistenza di insidie e di bellezza. E ci riempiono anche la pancia di tortellini. Una goccia di vino? No. Enzo, ho bisogno di parlarti. Devo dirti una cosa importante. Bene, avanti, dimmela. Non qui. Non qui? No, non qui. Allora, cosa c'è di tanto urgente? Enzo, sono stato dal dottore. Aspetto un bambino. Laura, questo non è il momento più adatto per mettere al mondo un figlio. Ho messo tutti i soldi nella fabbrica. Ma stiamo parlando di nostro figlio. L'hai fatto apposta, non è vero? Cosa pensi, che un figlio sistemerà tutto? È vero, hai ragione. Sì, l'ho fatto apposta. E adesso puoi anche andarlo a dire alla tua ragazzina. Che c'è? Credevi che non lo sapessi, vero? Io volevo un figlio, ma volevo che quel figlio fosse nostro. Mi dispiace, Lina. Tu non devi soffrire per colpa mia. Non devi. Chi lo sa? Anche noi forse potremmo avere un figlio un giorno. No. Tu sei ancora giovane. Lasciami, Lina. Perché sei ancora in tempo. Ma non è quello che voglio. Tu pensi che per me questa sia soltanto un'avventura? Ma io non ho nessun diritto di rovinare la tua vita. Te lo chiedo di nuovo, Lina. Lasciami, tu devi lasciarmi. Perché io non avrò mai il coraggio di lasciarti. Lasciami. Signor Ferrari, ecco il suo bel maschietto.
Uno è piccolo. Non è che gli faccio male. No, non si preoccupi. Coraggio, provi a parlargli. Dino. Dino. Guarda. Guarda, Dino. E alla fine del penultimo giro conduce sempre Tazio Nuvolari, seguito da Von Hausmann, Borzacchini e Caraccio. Sta dormendo. Ed ecco che iniziano l'ultimo giro, Nuvolari e Von Hausmann. Voi! Che si sfidano in una vincente duello. Voi! Voi! Enzo, dammi il bambino. Ma non ti preoccupare, sta bene qui. Vero, Dino? Ma sei matto? Come sta bene qui? Questo rumore sta assordando perfino me. E non la senti la puzza di benzina? Si ammalerà. Su, dammelo. E allora è meglio che si abitui subito. Perché questo puzzo lo sentirà per tutta la vita. Siediti, siediti. È Congratulazioni. È stato grande e sono felice che abbia perso. Così è la vita. Sa cosa penso? Che puoi anche vincere tutte le gare del mondo. Ma quando tieni in braccio il tuo bambino, ti rendi conto che è la cosa più preziosa che ti possa mai capitare. Riesce perfino a mentire a se stesso. La cosa più preziosa che ti possa mai capitare. La verità, invece, è che lei ha sempre pensato che sua moglie l'avesse incastrata e che la nascita di Dino fosse soltanto una trappola. Come si permette lei di parlare di mio figlio in questo modo? Esca dal mio ufficio! Vada fuori! Fuori! Si faccia vedere da un dottore. Lei è completamente pazzo, lo sa. Cosa hai fatto? Hai passato la serata qui. Devi avere più cura di te stesso. Ti porto a casa. Vieni. Che ore sono? È mezzanotte passata. Su. Andiamo. Dov'è quel ragazzo?
Quale ragazzo? Quel giornalista, quel dannato rompiscatole. Ho accettato di rilasciargli un'intervista. Non so come mi sia venuto in mente. Aspetta. Ecco, qui c'è il nome. Vedi di scoprire chi è. Voglio sapere per chi lavora, da dove viene, a chi è legato. Voglio tutte le informazioni che puoi trovare. D'accordo. Andiamo. Mettiti su questo, è freddo fuori. Lina, c'è un ragazzo che è venuto a ficcare il naso nel mio ufficio. Dice di essere un giornalista. Non mi fido di lui. Non mi fido di lui. Salve, signor Ferrari. Come va? Ha l'aria di chi ha passato una brutta giornata. Allora. Lei non è un giornalista. Mi sono informato. Non c'è nessuno che la conosca. Beh, diciamo che ero un freelance, ma ora che ha distrutto la mia attrezzatura non potrò più lavorare. Vuole del denaro? Lei è solo un piccolo ricattatore, l'avevo capito subito. Io non sono in vendita. E poi, comunque, i soldi non mi interessano. E cosa è venuto a fare qui? Non lo sa già, ingegnere? Lei non è un giornalista. Non è nemmeno un ricattatore. Ma lei chi diavolo è? Dimmi la verità. Chi sei tu?
mi ha convinto a parlare dei miei segreti, a confidarmi con lei. Io l'ho lasciata entrare nella mia vita. Mi sono fidato di lei. Cosa è venuto a fare? D'accordo, ha ragione. Va bene, ho sbagliato. Ma farmi passare per giornalista è stato l'unico modo per entrare qui. Per fare cosa? La verità è che sto cercando di diventare pilota. Cosa? Parlano tutte di me. Delle mie vittorie nelle gare di kart. Da non credere. E lei viene qui a rompermi i maroni solo per farmi vedere le sue piccole stupide vittorie sul circuito dei go-kart. Adesso voglio diventare un vero pilota. Bene, si compri una macchina e cominci a correre. Vogliono fare tutti gli eroi al giorno d'oggi. Tutti gli eroi. Andiamo, signor Ferrari. Non sono tanto diverso da lei quando ho cominciato. Ha giocato parecchio con la verità per ottenere quello che voleva. È arrivato perfino a compromettere la sua moralità. È una bugia. Facendo accordi con i nazisti quando è stato necessario. Io ho aiutato soltanto i partigiani. Come fece nel 43 quando si trasferì a Maranello? E iniziò un gioco pericolosissimo. Collaboratore durante il giorno, partigiano di notte. Ho dato ai nostri armi e denaro, ma dovevo mantenere una facciata. Altrimenti i tedeschi avrebbero distrutto la mia fabbrica. Io avevo 60 famiglie da mantenere. Dobbiamo cercare di riposizionarlo qui, qui e qui, un po' più avanti. Sì, sì. E allora questo dove lo spostiamo? Qui. C'è maggiore bilanciamento. Commendatore! Commendatore! Stanno arrivando i tedeschi! Mosca! Smettete Sanni, di lavorare! Nascondete i percussori! Prese! Peppe, prendi i disegni! Sì! Nasconditi sotto la porta! Forza, forza, andiamo! Parlo io con quei bastardi. State calmi. Costruisci armi per partigiani banditi! No, no, quali armi? Io costruisco valvole sotto brevetto tedesco, no armi per i partigiani. Zurückbleiben! Stehenbleiben! An die Wand! An die Wand! Ist das die Wahrheit? Se tu prendi in giro noi, ti faccio pentire! Arschloch! Aufhören! Lei riconosce me? Lei riconosce me? Von Auschmann. Numero 26. Mercedes. Bravo. Era il circuito di Reims. Lei è arrivato primo, io secondo. E cos'è questa? La sua vendetta? No, Ferrari. Ho sempre voluto correre con sue macchine. Quindi voglio mettere in salvo. Sparisca per un po'. La situazione è pericolosa. Ma farò di tutto per non farla ammazzare.
Kommt jetzt! Mit mir gehen! Te l'avevo detto di non immischiarti. Laura, per favore. No, non posso non parlare. Tu pensi solo a te stesso. Guardati, costretto a scappare come un criminale. Sarà solo per qualche giorno, finché non si calmano le acque. E cosa pensi di fare? Credimi, è più sicuro per tutti se non lo sai. Tu credi che non sappia dove vai, vero? Laura, adesso basta. Dino, tesoro. Dio addio al tuo papà. Basta! Casa, papà. Torno appena posso. E poi staremo di nuovo insieme. Eh? Sempre insieme. Stai tranquillo. Ciao, Lina. Enzo. Sei sola? Sì, sono tutti da mia zia. E non hai paura? Ora che ci sei tu, no? Non posso rimanere. Ma qui sei al sicuro. Nessuno verrà a cercarti. No, ci sono spie dappertutto. Potresti metterti nei guai aiutando me. Devo andare. No, Enzo, non andare via, ti prego. Non sarei dovuto neanche venire. Questa sera no. Guardi qui cosa hanno fatto. Venite tutti qui. Venite. Questo è il disegno del nostro nuovo modello. Lo chiameremo Ferrari 125. Eh? Muoviamoci. Rimettiamo a posto la fabbrica. A giorni arriveranno gli alleati e potremo tornare al lavoro che facciamo meglio. Forza, andiamo. Coraggio, muoviamoci.
Stavolta ci hanno fatto male. Però siamo ancora vivi. Cosa mi dite? Come sta andando? Ci siamo quasi. Ah. Mettiamolo in moto. Va bene. Smontiamolo e ricominciamo da capo. Sì, però dovete finire entro domani mattina. Al momento mi sembra una cosa piuttosto difficile. Quando mai è stato facile? Vittorio, domani qui sarà pieno di giornalisti. Io gli ho promesso il prototipo. Mi dispiace, Enzo, però questa volta temo che dovrai proprio spostare la data. La macchina deve essere pronta per domani mattina, anche se dobbiamo farci un'altra nota in bianco. Allora non vuoi capire, non basta. Ci servono come minimo altre 24 ore. Non ce l'abbiamo altre 24 ore, per la miseria! Ah. Enzo, cos'hai? Che hai, Enzo? Tutto bene? Sì. Enzo. Sì, è solo una fitta al cuore. Ascoltatemi. Se non mi volete far venire un infarto, vi prego, non mi abbandonate proprio adesso. Perché o riusciamo a mettere questa macchina sulla strada, oppure è probabile che questo posto vada a fondo. D'accordo. Coraggio, tiriamola su. È così che si è costruito la sua macchina. Usando ogni mezzo, giocando sulla buona fede di tanta gente. Costruire qualcosa che abbia un valore ci obbliga sempre a giocare con la natura umana. Ma perché le sto dicendo questo? Lei è soltanto un ragazzo venuto fuori dalla nebbia. Forse è perché sente che siamo fatti della stessa stoffa. È buffo, lo sa, ma sono veramente curioso di conoscere la sua vita. Perché lei è sempre stato un motivo di ispirazione per me. Come so che lo è stato anche per i suoi figli. I figli sono delle creature molto fragili. Specialmente i figli di un uomo come me. Avanti, Lina. Spingi. Dai, che arriva. Ecco che esce, lo sento. Vieni a conoscere tuo figlio. Cosa c'è? Non hai detto una parola da quando siamo usciti dal municipio. Che cosa dovrei dire? Che mio figlio è figlio di padre ignoto. Sono stata costretta. Che cos'altro potevo fare? Se solo potessi, Enzo, andrei a dire a tutti che è tuo figlio. Ma per la legge questo non è possibile.
legge che non mi consente di riconoscere mio figlio è ingiusta. L'importante è che io e te sappiamo che Piero è il nostro bambino. È questo che conta. Quello che proviamo l'uno per l'altra. Non un pezzo di carta. Chiudi lo sportello, fa freddo. Adesso. E hai la faccia tosta di venire in questa casa? Vattene via! Fuori di qui subito! Vattene via! È finita! Stavolta ti lascio per sempre e porto Dino con me! Dino non va da nessuna parte. Tu puoi andare dove ti pare, ma Dino resta qui con me. Tu non puoi! Non hai diritto! Non hai diritto! Dio! La gente deve sapere! Lo dirà a tutti! Maledizione! Te le mettirai, lo giuro! Smettila, mamma! Ti prego, smettila! Io non ce la faccio più! Dino! Hai visto che cosa hai fatto? Dino! Mamma dice che hai un'altra donna e anche un altro bambino. Non è vero. Guardami negli occhi. Io non ti dirò mai bugie. Devi credermi. Ma perché tu e la mamma non fate altro che litigare? Ti prometto. Ti prometto che da adesso non lo faremo più. Va bene? Su, andiamo a casa. Ce la faccio. Mi fanno male le gambe. Coraggio, appoggiati a me. Sei solamente un po' stanco. Eh? Andiamo. Ecco qui la batteria. E li facciamo riscrivere tutti insieme. Maledizione, si è bruciata una candela. Forza ragazzi, compagnolo, su, montamone una nuova. Ma mi raccomando, sbrighiamoci. Ma lascia perdere, Tazio. Scendi e abbandona, è finita. Sì, Ferrari. Me lo dici solo perché vuoi che vinca il tuo pilota. Non preoccuparti per me. Pensi che io sia troppo vecchio per correre. Ma posso ancora farcela. Io questa gara la vinco. Me lo senti? Molto bene. Dino, vieni, vieni qua. Dal momento che sei deciso a farti ammazzare, cerca almeno di essere un po' più furbo del tedesco. E come? Perché non provi a fare così? Tu fra un paio di chilometri esci dalla strada e ti nascondi. Se lui ci casca,
penserà che sei in testa e fonderà il motore per cercare di raggiungerti. A quel punto è fregato sul serio. Sentito, ragazzo? Ascolta e impara come si fa. Le grandi menti si intendono al volo. Ci vediamo al traguardo, Ferrari. Se riesci a vincere, l'anno prossimo correrai per la mia scuderia. Non cambierai mai, eh? Vecchio bastardo. Dici che ce la farà, papà? Certo che ce la farà. Puoi anche scommettere. Dino, vieni. Lo vedi? Stiamo cercando di scoprire perché si è rotta. Non aiutarlo. Ci si è fatto male? Non aiutarlo? Sei soltanto inciampato. Va bene. Adesso alzati. Alzati in piedi. Hai ragione, papà. Sono solo inciampato. Adesso mi alzo. Vedi, ce la faccio anche da solo. Ecco, hai visto? Ce la puoi fare. Ce la puoi fare benissimo da solo. Hai visto? Ci sono riuscito. Tornate a lavorare. Senti qualcosa? No. Niente? No. Va bene. Grazie. Abbiamo finito. Sei stato bravissimo. Ecco, siediti pure. Puoi rimetterti le scarpe adesso. Venga, prego. Si accomodi pure. Allora, dottore? Vorrei poterle dire di più, signor Ferrari. Purtroppo suo figlio ha difficoltà sempre più evidenti a camminare e questo non mi piace. Dobbiamo fare al più presto degli esami specifici, una verifica neurologica, delle radiografie. Insomma, tutto quello che serve per fare una diagnosi precisa. Papà, ma guarirò, vero? Certo che sì. Guarirai. Te lo prometto.
Porca miseria. Il motore di Ascari sta facendo fumo. Quanto ha fatto nell'ultimo giro? 4 secondi più della Mercedes. Un'eternità. Avanti, ragazzi. Al volo. Ascari, ma cos'è successo? Ha perso potenza. Ecco la perdita. È la guarnizione della testata. Si è rotto anche il manifoldo. È Ferrari! È passato tanto tempo. Questa volta, amico mio, non riuscirai a battermi. Questa volta io arrivo primo e tu secondo, eh? Così è la vita, von Auschmann. Sì, così è la vita. Va bene, ragazzi, sono fiero di voi. Però adesso carichiamo tutto sul camion e torniamo a casa. No, scusa, te vuoi mollare? No, signor Ferrari, no. Delle volte bisogna anche imparare a perdere. Arrivederci, amici miei. Un momento, commendatore. Noi non siamo proprio d'accordo su questo. Facci battere dai crocchi. Mo neanche per sogno. Senta, ci dia soltanto qualche ora. Lo faremo cantare col motore. E va bene, allora andate a riposarvi. Siete stanchi, avete da lavorare tutta la notte. Ah, bella novità. Smontiamo il motore. Troviamo il modo di cavargli fuori ancora più potenza. Io ho già un paio di idee. Avanti, portiamolo in officina. Coraggio. Ho la vaga impressione, Enzo, che tu ci abbia fregati un'altra volta. Forza, ragazzi. Al lavoro. Allora, cosa stiamo aspettando? Siamo quasi arrivati a mezzanotte, eh? Forza. Vieni, apriamo i regali. Allora. Questo... Sì, questo è per te. Buon Natale, grazie papà. Buon Natale. E questo è per te. Buon Natale. Grazie, ma non era necessario. Dino. Dino. Stai bene? Sì, sto bene, papà. Amore, stai tranquillo. Andiamo. Tirati su. Devi riposarti adesso, eh? È tardi. Sì. Li possiamo aprire domani i regali, d'accordo? Va bene. Tranquillo. Tesoro. Dino, amore, la mamma dorme con te stanotte. Va bene, grazie. Papà, mi dispiace tanto. Ma non è niente. Sei soltanto un po' stanco. Adesso cerca di dormire. Non andare via, papà, ti prego. Questa notte no. Ma perché? Dove pensi che possa andare il papà? Io rimango qui. Se hai bisogno di me, basta che chiami, no? Buon Natale, dormi bene. Buon Natale anche a te, papà. Il solito bugiardo.
Gli hai promesso di non andare via. Ma non vedi l'ora di correre da lei. Sei pronto? Dove? Dino! Cos'è successo? Era al tavolo da disegno, all'improvviso si è sentito male, poi è svenuto. Adesso come stai? Stai bene? Sì, papà. Sto bene. Scommetto che ti sei scordato la medicina. No, l'ho presa. La ginnastica? L'ho fatta, papà. È solo stanchezza, eh? Stai già meglio. Si vede che sta meglio. Vieni. Tutto il tempo che volevate. Ed è soltanto peggiorato. Non riesco proprio a capire. Se non sapete cosa fare, ditemelo chiaramente. E io lo porto da qualche altra parte. Commendatore, forse non sono riuscito a spiegarle la gravità della situazione. Suo figlio soffre di una malattia degenerativa del tessuto muscolare. Il nome di questa malattia è distrofia muscolare. Ecco, almeno ha un nome. Adesso ci vuole la cura. Sì, certo. È proprio quello che servirebbe. Ma sfortunatamente di questa malattia sappiamo ancora pochissimo. E al momento, purtroppo, ancora non esiste una cura. Vorrei tanto poterle dare una speranza. Una speranza? Ma di che cosa sta parlando? Lei è un medico, non un prete. Qui noi stiamo parlando di mio figlio. Voi siete pazzi. Pazzi. Commendatore, mi rendo conto che questa notizia è difficile da accettare per lei. Però come padre deve sapere come stanno le cose, perché questa malattia è progressiva. Ed è inesorabile. Non si fermerà. Noi non possiamo fare niente. Capisce quello che le stiamo dicendo, ingegner Ferrari? Ingegnere, ha capito. Io non mi arrendo. Lo porterò dai migliori specialisti. Stavolta devo vincere. È tutta colpa mia. Forse non ho fatto abbastanza per lui. Non ero presente quando aveva bisogno di me. E adesso, questa è la punizione che mi merito. Ma di che cosa stai parlando? Sarebbe colpa mia e di Piero? No. Tu e lui non c'entrate niente. È solo colpa mia.
Non ci vedremo per un po' di tempo. Spiega il motivo a Piero. È un ragazzo intelligente. Vedrai che capirà. Adesso devo pensare solamente a Dino. Ha bisogno di me. Fai tutto quello che devi fare. E non preoccuparti per noi. Piero e io aspetteremo. Allora, dottor Ferrari, sei pronto? Sì. Va bene. Adesso puoi guardare. Ma è fantastica. Ringrazia loro. Hanno lavorato la notte per fartela trovare pronta il giorno della tua laurea. Sono riusciti perfino a montare i comandi al volante. Grazie. Grazie a tutti, davvero. È bellissima. E allora, capitano, che cosa aspetti? La portiamo a fare un giretto? Ma certo, vai. Ma papà, non posso. Sì che puoi. Avanti. Forza. Bene. Ecco fatto. Posto? Sì. Te non vieni? No. Non hai bisogno di me. Non preoccuparti. Vai. Sempre di più, giorno dopo giorno. Cercavo di passare tutto il tempo che potevo insieme a lui. Andavamo sempre nei suoi posti preferiti. Un caffè di Modena, la Rocca di San Marino. Che gran bei momenti. Vai. Jaguar D. Vai. E siamo sul rettilineo finale. Vai. Gonzales si stacca, inseguito da Hamilton, Horan, Cunningham e Guelfi. Stiamo vincendo. Papà, stiamo vincendo. È un evento storico, un autentico momento di gloria. Papà, la Ferrari stiamo vincendo. La sua corsa trionfale nella 24 Andiamo. Ore di Le Mans. E la Forza. Ferrari taglia il traguardo. Grande successo alle Mans per il cavallino. È la abbiamo seconda vinto. Volta che la Ferrari trionfa alle abbiamo Mans. Vinto noi, papà. 5 le macchine che la scuderia schierava alla partenza. Cosa c'è? Non sei felice? Sì, certo. Ma se potessi scegliere. Lo so, papà. Lo so. Ma per il momento non ci pensiamo. Adesso godiamoci questa vittoria.
Non ci riesco, mi dispiace. Avevo promesso di farti guarire, ma non ci sono riuscito. È l'unica vittoria che non mi riesci di ottenere. La più importante per me. Come farai a perdonarmi? Smettila, papà. La situazione è questa. E né io né te possiamo fare qualcosa per cambiarla. Non è vero. Forse c'è un'altra possibilità. Sono arrabbiato con te perché non sei riuscito a curarmi. Ma per tutte le bugie che mi hai detto. Il dolore che provo adesso è niente rispetto al male che mi hai fatto allora. Quella vigilia di Natale in cui mi promettesti di rimanere a casa. Io feci finta di dormire e aspettai al buio, sperando di non sentire il rumore della tua macchina, mentre andavi da loro. Invece lo sentii. Lo sentii. E ti odiano tanto. Ti ho odiato così tanto. Perdonami, papà. Sei tu che devi perdonare me. Perdonami. Aiutami, papà. Non voglio morire con tutta questa rabbia dentro. Ti prego, papà.
questa volta. Ti prego, ti prego, dimmi la verità. Tu vuoi bene a noi quanto ne vuoi a loro, papà? Dimmelo, papà, ti prego. Ti voglio bene. Ti voglio bene più che a chiunque altro al mondo. Io non ho mai amato nessun altro come ho amato te. Tienimi stretto, papà. Resta con me. Non lasciarmi, Dino. Non lasciarmi. A volte il destino è soltanto una scusa. Si sbaglia. Ci sono cose che nemmeno la volontà più forte può riuscire a superare. È una ferita che non si rimarginerà mai. Lo sa che qualche anno fa la sua tomba è stata profanata. Le sue ossa furono sparse tutto intorno. Come se la morte di mio figlio da solo non mi avesse già procurato abbastanza dolore. Chi è stato? Non sono mai riuscito a scoprirlo. Qualche figlio di puttana come lei. Si appoggi a me. Ha detto che voleva diventare un pilota, è vero? Sì. Venga con me. Thank you.
L'ho spaventata, eh? D'accordo. Lei mi ha dimostrato di saper guidare. Domani passi da me in ufficio. Voleva un contratto. Adesso ce l'ha. Un contratto? Ma lo sa che è stato quasi convincente per il modo in cui l'ha detto? Forse le darei anche retta se avessi davvero interesse a diventare un pilota. Come si permette di fare questi giochetti con me? Provi a rimettermi le mani addosso e mi dimenticherò che lei è un vecchio. Io sarò anche un vecchio, ma lei chi diavolo è? Si ricorda di Marco Giugni? Il miglior collaudatore che abbia mai avuto. Gli ha perfino offerto un posto nella squadra. Peccato che non abbia vissuto abbastanza per accettarlo, né per veder nascere suo figlio. Se lo ricorda ancora, signor Ferrari? Vai. Allora, Giugni, fammi vedere un po' cosa può fare questa macchina. Va bene, ingegnere. Adesso sa com'è andata. Fu una fatalità. Sì, certo. La verità è che cercando di costruire un motore più potente, lei non si preoccupava dei rischi per i piloti. Glielo ripeto, fu pura e semplice fatalità. E allora con tutti gli altri? Con Ascari, Castellotti, Collins. Tutte fatalità? Eh? Ah, ma certo, capisco. Era sempre solo colpa dei piloti, oppure delle fidanzate che li distraevano, mai delle macchine. Non è questo che è arrivato a dire? Io non ho niente da rimproverarmi. È questo che disse ai giudici dopo la disastrosa sciagura del 57? Ma certo, le diedero parecchio tempo per preparare la difesa. Se ricordo bene, il processo andò avanti per almeno 4 anni. In un solo incidente, 12 persone persero la vita. Come può rispondere alle voci che circolano di un possibile problema ai freni della vettura di De Portago? L'ha detto lei che sono solo voci. E allora non mi interessa. La macchina ha superato brillantemente tutti i collaudi. Per il momento io non ho altro da aggiungere. Come sapete, c'è un'inchiesta giudiziaria in pieno svolgimento. Allora... Non si può trincerare dietro il silenzio. Signore, signore, per favore, con calma, vi ringrazio. Sono Nutti di Civiltà Cattolica. Vorrei precisare, prima di tutto, che non mi intendo affatto di macchine né di motori. E perché è venuto qui? Per scoprire come fa, con tutte le morti che ha sulla coscienza,
a dormire tranquillamente la notte. Ma cosa ne vuol sapere lei di come dormo la notte? Commendatore, proprio questa mattina l'Osservatore Romano, il giornale del Vaticano, la descrive come un nuovo Saturno che divora i suoi propri figli. Volevo sapere come risponde. Ognuno è libero di scrivere quello che vuole su qualunque argomento. Io sono in pace con la mia coscienza. E comunque, se c'è una colpa, saranno i giudici a deciderlo. Ma voi non avete nessun diritto. Non avete nessun diritto di venire qui a comportarvi come sciacalli, no? Ah, adesso siamo noi gli sciacalli. Invece di accusarci, perché non risponde alle domande? Ferrari, lei ci deve delle risposte. Sì, delle risposte. Risposte. Quali risposte? Ormai voi mi avete già condannato, signori miei. Mi sono rotto i maroni. La conferenza stampa è finita, grazie a tutti. È comodo andarsene via così! Lei è un mostro! Lei è veramente un mostro! Ha ragione, è un vero mostro! Dovrebbe vergognarsi! Vergogna! Vergogna! Mi hanno chiamato mostro. Tu non saresti rimasto con me tutti questi anni se io fossi davvero un mostro. Forse sono uno che ama farsi torturare. Grazie, signori. Anche lei pensa che io sia un mostro, non è vero? Beh, non la definirei certo un santo. Già, capisco. In molti hanno cercato di condannarmi, ma alla fine sono sempre riuscito a provare la mia innocenza. Sono sempre stato assolto. E lei, ingegnere? Lei è riuscito ad assolversi? Allora? Ho capito. Dove crede di andare? Dove sta andando? Torni indietro! Indagassi su una persona. Noi avevamo un collaudatore, si chiamava Marco Giugni. Aveva un figlio. Voglio che scopri al più presto tutto quello che puoi su di lui. Lei cosa ci fa qui? La stavo aspettando. Come faceva a sapere che sarei venuto qui? Io so moltissime cose su di lei, ingegner Ferrari. Per esempio, so che lei adesso ha bisogno di me. Bisogno di lei? Non sia ridicolo. Mai avuto bisogno di nessuno. Oh, che dichiarazione impegnativa. Questa me la voglio scrivere. Si è rimesso a scrivere adesso. Posso salire? Grazie. Mi chiarisce il significato di quello che ha appena detto? Non ho mai avuto bisogno di nessuno. Questo vale anche per i familiari, immagino, vero? Come suo figlio, Piero. Almeno da quello che ho sentito... Io voglio bene a Piero.
proprio come volevo bene a Dino. Davvero? Sì. E me ne sono sempre occupato. Gli ho dato un futuro. Gli ho dato il mio nome. Fa vedere. Bravo, Piero. Bravo, davvero. Limalo ancora di un altro mezzo millimetro, vedi? D'accordo. Beppe? Allora come va il ragazzo? Sta imparando. È svelto, è motivato, è sempre in cerca di nuove possibili soluzioni tecniche. Mi ricordo un po' noi due. È anche molto educato. Ci ha conquistati tutti, via. Bene. Sì. E allora adesso lo devi licenziare. Licenziarlo? Perché? Perché voglio che vada a scuola. Perché voglio che mio figlio non venga su ignorante come noi due. Devi diventare un vero ingegnere. E come fa a dirgli una cosa del genere? Un ignorante come me. Oh, sono sicuro che troverai la migliore soluzione tecnica, come sempre. Enzo, Piero non è una macchina. È un essere umano. Tecnicamente parlando, si intende. Allora, fa vedere. Guarda là, Piero. Lo vedi quel motoscafo? È elegante, veloce, aggressivo. Ma non potrà mai essere potente come quella nave là. Noi siamo come quel motoscafo. Belli, eleganti, veloci. Ma piccoli. Molto piccoli. E se vogliamo continuare a esistere in futuro, noi dobbiamo somigliare di più a quella nave. Grande, imponente. Che cosa vuoi fare, papà? Vedi, il nostro modo di costruire macchine è superato oramai. O cambiamo mentalità, o scompariremo. Prego. Ingegnere, le dispiace fare un po' di luce? Non vedo nemmeno dove metto i piedi. Stavamo solo aspettando che Mr. Ford pagasse la bolletta. Ah, visto che me lo chiede, che luce sia! Wow! Questo sì che è uno spettacolo, Mr. Ferrari. Mi sento un bambino in un negozio di giocattoli. Prego. Lasci che le presenti Giulia, Miss Emilia Romagna. Incantato, Wilbur Perry. Molto piacere di conoscerla, signore. Piacere mio. Ecco, questo è il nostro ultimo prototipo. Wow, eccezionale. E questa invece è la Super America. Accidenti, che roba. E quella là è la Super Fast. Le confesso che ho sempre ammirato il suo lavoro. È un piacere essere qui. Thank you very much. Sul serio? Gradisce qualcosa da bere? Perché no? Io sono sempre pronto. Ma si figuri io. Wow. Eccoci qua. Thank you. Allora, alla Ford, alla Ferrari. E al nostro accordo. Ah, e presento mio figlio, Piero. Come va? È un piacere, figliolo. Come sta? Bene, grazie. Piacere. Complimenti, è un bel giovanotto. Grazie, troppo gentile. Allora, signor Paradise, adesso ha visto tutto. La fabbrica, le linee di montaggio,
I nuovi modelli in produzione. E dire che siamo rimasti senza parole è certamente dire poco. Spero che qualche parola la troviate ancora, così possiamo parlare di affari. Beh, siamo qui per questo, no? A dire la verità, quello che noi alla Ford vorremmo fare è espanderci al massimo nel settore Gran Turismo. Quindi ci è sembrato naturale che le nostre due grandi compagnie lavorassero insieme per produrre un prototipo per il mercato europeo. Mr. Paradise, parlando in linea generale, mi sembra di poter dire che l'idea ci attira senz'altro. Ok. Però voglio mettere bene in chiaro una cosa, immediatamente. Io non cederò mai il controllo sull'attività sportiva, né alla Ford, né a chiunque altro al mondo, intendiamoci. Chiarito questo, su tutto il resto possiamo trattare. Oh, la sento forte e chiaro, Mr. Ferrari. Forte e chiaro. Vittorio. Mi hanno detto che eri qui. E cosa fai seduto là dentro tutto solo? Sto dicendo addio alle mie macchine. Perché? Posso sopravvivere senza donne, ma senza il potente rombo dei tuoi motori, mai. Beh, tanto dovrò dire addio ai miei motori in ogni caso. In che senso? Non capisco. Te ne vuoi mica andare? Non sto parlando di quello che voglio io. Enzo, mi hanno diagnosticato un cancro. Non mi hanno dato molte speranze. Oggi ci sono delle cure. Devi pensare a curarti. E ho bisogno di te. Per i soldi non ti preoccupare, ci penso io, pago tutto io. Ma tu non puoi lasciarmi da solo, Vittorio. Enzo, credimi, non ho certo deciso di ammalarmi per poter scindere il mio contratto. Stammi a sentire, concentrati sul tuo accordo con la Ford. Devi stare molto attento. Se per caso non dovesse funzionare, tu rischieresti di perdere ben altro che me. E riguardo il mio problema, beh, io ho deciso che lo affronterò a modo mio. Sono spiacente, signor Paradise, ma forse i suoi avvocati si sono sbagliati. Gli accordi non erano questi. Come ha detto, scusi? Perché non vi siete accorti della fregatura qui dove è scritto piccolo? What's the siete problem? Degli incapaci. Ma ingegnere, pensavamo che fosse soddisfacente. Io non firmo, signore. Veramente non capisco, Mr. Ferrari. Ho detto che non firmo. Sono stato molto chiaro sulla gestione del settore sportivo fin dal primo momento. Oh, sì, certo, certo. Nessuno vuole rubargliela, Mr. Ferrari. Solo che quando alla Ford Corporation la spesa è sopra un certo livello, occorre l'ok della sede di Detroit. È la nostra normale, consueta procedura aziendale. Tutto qua. E tanto per capire, quant'è che posso spendere senza dover chiedere il permesso a Detroit? Beh, ingegnere, lei può spendere esattamente fino a $100,000. Fino a $100,000. E che cosa ci dovrei fare con esattamente $100,000? Dal mio punto di vista, Mr. Ferrari, sono un bel po' di soldi. Ma lo sa lei quanto ho speso io l'anno scorso? 5 volte $100,000.
Piacente, signori, ma non sono assolutamente l'uomo che fa per voi. No, aspetti, non sia così precipitoso. Non so lei come la pensa, signor Paradise. Ma io sono sempre stato un uomo libero. Non sono mai stato alle dipendenze di nessuno. E non ho intenzione di cominciare a farlo adesso. Le consiglio di ripensarci. Io non sono né sarò mai un impiegato della Ford Motor Car Company. Io penso che commette un grave errore. Il lavoro io sono abituato a darlo, non a cercarlo. Signori, il nostro incontro finisce qui. Avanti. Allora? Com'è andata? Uno schifo. Ho un'altra brutta notizia da comunicarti. Penso Vittorio Iano si è suicidato questa mattina. Io ti aspetto qui fuori. Vittorio Iano non c'è più. Adesso voglio che accendiate tutti i motori. Se Vittorio li ascolta, forse si sentirà meno solo. L'accordo con la Ford è andato a monte. Volevano venire a comandare a casa nostra e questo non avrei mai potuto permetterlo. Signori, ci aspettano tempi difficili nel prossimo futuro. La concorrenza è sempre più dura. Chi desidera andarsene può farlo. Io non voglio trattenere nessuno, ma il mio unico scopo d'ora in poi sarà di far diventare la Ferrari ancora più forte. E so che insieme noi riusciremo a farlo. Thank you.
10 anni dopo, vendetti l'azienda alla Fiat, mantenendo però la mia autonomia. Non ti capisco proprio. L'avvocato Agnelli ti invita a pranzo a casa sua e te preferisci mangiare un panino qui. Per me tutto iniziò su questa stessa panchina, Piero. Oggi non è tanto freddo. Ti voglio dire una cosa importante. Con l'avvocato Agnelli basta una stretta di mano ed è tutto a posto. Io avrò carta bianca sulla gestione della sezione sportiva. E tu sarai nel consiglio d'amministrazione della nuova Ferrari. Va bene? Dai, forza. Mangia il panino. Eccoci qui. Siamo tornati nel suo regno. Mi dica, con tutto il suo successo, perché non ha mai lasciato Maranello? Perché se me ne andassi da un'altra parte sarei una persona qualunque. Qui sono Enzo Ferrari. E questo basta a consolarla, vero? La vita non diventa più facile quando si è vecchi. Immagino che neanche a un misantropo piaccia essere abbandonato. A nessuno piace essere abbandonato. Preferisce buttarli fuori lei. A proposito, c'è una persona di cui abbiamo un po' perso le tracce. Laura. Lei non l'abbandonò mai? Enzo, non te ne andare. Finalmente rivedrò Dino. Digli che mi manca tanto. Certo che glielo dico, ma io ti mancherò. Povera donna. Poteva vedere la felicità lì davanti a lei. Ma non la raggiunse mai. Allora, che cosa accadde dopo? Ingegnere, buongiorno. Quanti scocciatori. Cosa volete da me adesso? Ingegnere, è vero che Niki Lauda lascia la scuderia? Sì, sì, è vero. Sembra che non gli piace la cucina qui a Maranello. Lauda è un grandissimo pilota, ma perdere un campione del mondo non impedirà alla Ferrari di continuare a vincere nel futuro. Ho scoperto un bravissimo ragazzo canadese. Si chiama Gilles Villeneuve. Come? Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Sarà il prossimo numero uno. Andiamo adesso. Basta domande, per favore. Grazie, basta. Un'altra domanda.
Oh, ragazzo, lo mangi? Devi mettere su un po' di ciccia. Sei magro come un chiodo. Così entro meglio nella macchina. To. La prego, ingegnere. Forza, sono buoni. Non posso mangiare un altro boccone? È buonissimo, ma non sono abituato a una tale... Una tale abbondanza? Lui adora questo cibo, ingegnere Ferrari. Ma una corsa di prova fa un'ora. A Gil non piace correre a stomaco pieno. Piero, chiama Lauda e digli che lo rivoglio qui. Almeno a lui piace bere. Scusatemi, non mi sento bene. Papà, non insistere così, vuoi che si ammazzi? Non ho mai visto nessuno morire per un piatto di tortellini. Ma sei così fragilino anche quando è in pista. Siamo proprio messi bene. Quanto ha girato? 1,12. Ah, buono. Aggiungigli il solito secondo, così non si monta troppo la testa. Ma, papà... Aggiungi... Va bene. Villeneuve va in testa a coda e finisce sul prato! Dopo 49 giri, mentre è in sesta posizione, il pilota della Ferrari esce dalla pista. Ma ecco che rientra! La gomma posteriore sinistra è a pezzi, ma sta ripartendo! È incredibile, qui a Zandvoort, Gilles Villeneuve sta girando con tre ruote. Non si sa se sia più il coraggio o l'incoscienza, ma il pilota ha ripreso la gara. Si ferma ai box e pretende che i meccanici gli cambino il pneumatico. Ma dalle loro facce sembra di capire che con questo giro, questo mitico giro, abbia distrutto la sospensione e che ormai sia fuori gara. Ti rendi conto di quello che succede qui? 16 meccanici che lavorano giorno e notte solo per te. Ma tu lo sai quanto tempo e quanto denaro ci vuole per ogni telaio? E per freni, sospensioni, le testate. Ce l'hai un'idea di quanto mi stai costando solo in riparazioni? Allora di un po', Gilles, come la mettiamo? Guarda che razza di danno hai fatto. Ma dove pensi di correre all'autoscontro? Ma devi smettere di sfasciare le mie macchine. Mi stai facendo incazzare, Gilles. Adesso mi serve che cominci a vincere. Sono stato chiaro? Molto chiaro. Se domenica non vinco, ingegnere, mi tolgo dai piedi da solo e ritorno a casa. Vieni su, andiamo a mangiare. Così si fa, Gil, così si fa, vai! E Villeneuve davanti ad Armand, quello che sembra non essere... Non farlo passare! Vai! Vai! Non farlo passare, Gil, non farlo passare! Dai, che ce la fai, dai! Non cedere la sua posizione. Lo sta passando all'interno. Villeneuve è costretto ad allargare in curva e Armand ne approfitta. No! È davanti. Sì, sì, stagli dietro! Sì, così, così, dai, che fai? Così, così, dai! Non mi importa niente, non spassi la macchina, vai, sì! Vai! Si sono toccati. Una sfida storica qui a Digione. Ed è di nuovo davanti a Armand. Sì. Ma le emozioni non sono ancora finite. Villeneuve tenta di nuovo il sorpasso e c'è riuscito. Viaggiano uno di fianco all'altro. Bravo! Continua a spingere! Hai esagito! Continua a spingere! Attacca! Sì! E passa! Ce l'ha fatta! Ha passato! Ce l'ha fatta! Ed ha deciso di andarsi più sorpassare ad Armand. Villeneuve è passato!
Chi è questo? Tu, nonna. Io? Bellissimo. Erano anni che non vedevo qualcuno guidare così. Quel modo di correre mi ricordava Nuvolari. E come Nuvolari, Gilles non aveva il senso del limite. Mi esaltava e mi spaventava. Gilles, non mettergli idee in testa. In famiglia ne basta uno di pilota. Allì, vieni. Ti metto dentro anche a te? Sì. No, io non voglio nessuno. Buongiorno. Guarda, che bella, ti piace? Buongiorno, Giovanna. Bonjour. Come va? Bene, grazie. Ciao, Jacques. Ti piace la macchina? Sì. Ciao. Gilles. Come va il nuovo motore? Bene, perfetto. Hai proprio una bella famiglia, lo sai? Due bambini meravigliosi. Ma se continui a guidare come fai te... Mi scusi, ingegnere. Io non capisco. Lei non è soddisfatto dei miei risultati? È questo che cerca di dirmi? Si sente bene? Tutto bene, ingegnere? Ah, sì, sì. La famiglia è molto importante, Gilles. Molto importante. Assolutamente. È la sola altra cosa importante. Per me conta quanto correre. Ed è così che deve essere, non te lo devi dimenticare. Ma lo sai cosa dicono dei campioni? Che ce n'è uno nuovo. Ogni domenica. Torna da loro adesso. Va. Arrivederci. Quella fu l'ultima volta che lo vidi vivo. Gilles Villeneuve mi ricordava come ero stato io. Così giovane, così pieno di vita, così pieno di speranza. Era come un messaggio dal passato. Ma poi anche quell'ultima luce si è spenta. In quell'ultimo incidente. Volò in aria per un momento che sembrava non finire mai. Era indifeso, come un uccellino con un'ala spezzata. Ancora una volta aveva perso un figlio. Le sembrerà di aver vissuto tutta la vita sotto una maledizione. Io non credo nelle maledizioni. Non sono superstizioso. Stiamo parlando di persone reali, alle quali volevo bene. Sono morte. Tutte morte. Me ne rendo conto perfettamente. I morti sono morti, certo. Ma non intendevo mancare di tatto. Solo che, vede, sono estremamente curioso di sapere... Non li ho uccisi io. Non l'ho mai detto. È stata una loro scelta. Ma certo, è ovvio. Conoscevano i rischi. E come ha detto prima, lei non c'entra affatto. Pronto? Papà, sapevo che eri ancora lì. Stavo per andare via, Piero. Senti, sono riuscito ad avere tutte le informazioni che volevi. Sembra che Giugni effettivamente avesse un figlio. Ma è morto 5 anni fa. Papà, stai bene? Sì, certo, sto bene. Grazie dell'informazione. Ciao. Allora, dove eravamo rimasti? Chi è lei? E che cosa ci facciamo qui? Che grandi domande. La smetta di prendermi in giro. Va bene. Che ne dice di questo?
Non l'ha dimenticato. Che cosa vuole? Un momento di onestà. Metta giù la maschera. Abbandoni il mito per una volta. Vorrei sentirlo dalla sua stessa voce. Una domanda. Voglio che lei risponda a una sola domanda e poi me ne andrò. Sapendo ciò che sa adesso, tutti quelli che sono morti per realizzare il suo grande sogno, tutta la sofferenza delle persone che ha avuto accanto, lo farebbe di nuovo? Provi a rispondere, ingegner Ferrari, non per me, ma per se stesso. Non esiste trionfo o gloria al mondo che valga un'unghia di un essere umano. Va bene. E... se potessi far tornare indietro quei ragazzi, tutti quelli che sono morti, lo farei. E rinuncerei a tutto. Ok. Ho sentito quello che volevo sentire. Credo che sia tutto. Ora me ne posso anche andare. Grazie per essere venuto a trovarmi. Ma prima di andar via, la prego, mi dica, chi è lei veramente? Soltanto un ragazzo venuto fuori dalla nebbia. Tu vuoi bene a noi quanto ne vuoi a loro. Sono io che sto perdendo colpi. Penso che molto presto saremo di nuovo insieme. Di solito non parlo con i giornalisti. Non scrivono altro che bugie su di me. Allora sono onorato che nel mio caso lei abbia fatto l'eccezione. Era la donna più bella che avessi mai visto in vita mia. Lei era lì con quel bellissimo vestito viola. Rosso e viola. Come faceva a sapere che sarei venuto qui? Io so moltissime cose su di lei, ingegner Ferrari. Povera donna. Poteva vedere la felicità lì davanti a lei. Ma non la raggiunse mai. Ecco, qui c'è il nome. Vedi di scoprire chi è. Thank you.
Guardati.